Grazie, ora invece ho il piacere di annunciare una nuova rubrica che parte proprio da oggi, lo yoga dei libri. Non vi svelo niente perché lo farà la curatrice, la scrittrice Silvia Alonso. Ascoltiamo che cosa ci racconta. Lo scienziato spirituale utilizza il potere della mente per illuminare l'anima. Sono parole di un grandissimo maestro di spiritualità che ha segnato il solco negli ultimi 50 anni e in quest'ultimo secolo in generale. Vi voglio parlare infatti oggi di Pranahamsa Yogananda. Sono Silvia Alonso, vi do il benvenuto alla prima puntata della mia nuova rubrica su Well TV Channel, lo yoga dei libri. Sarà un percorso in cui io vi presenterò grandi libri di maestri come nutrimento dell'anima, come mezzo di accrescere la nostra consapevolezza e come mezzo di una crescita spirituale. E poiché la parola yoga significa unione, unione del mondo materiale col mondo spirituale, unione del femminile col maschile, del cielo con la terra, l'unione in particolare oggi è concentrata su il grande maestro che ha unito la saggezza del pensiero orientale stratificata nei secoli con il sentimento e le esigenze dell'Occidente. Come dicevo nell'introduzione, vi sto parlando del grandissimo maestro Pranahamsa Yogananda. Siamo nel 1925 e dall'India arriva questo grande maestro spirituale con un obiettivo che è diretto a tutti noi. A Los Angeles, nel cuore dell'Occidente, nel cuore se vogliamo anche di Hollywood, del materialismo e dell'ego, vuole portare quello che è un messaggio di gioia a cui noi tutti siamo rivolti, come raggiungere la felicità. Dopo aver scritto la sua più grande opera, che è autobiografia di uno yogi, ci regala una perla di saggezza, come essere felici, che è il libro di cui appunto voglio parlarvi oggi. Nel 1925 Yogananda fonda a Los Angeles una scuola dedicata alla realizzazione, che appunto è fondata sulla come raggiungere la gioia, come raggiungere la felicità. Ebbene, proprio delle sue perle di saggezza voglio parlarvi oggi. Che cos'è la felicità? Per Yogananda è come una metafora, è come una pianta di rosa, come una rosa, esattamente come nel Piccolo Principe, che dobbiamo annaffiare e nutrire giorno dopo giorno. Se noi mirassimo a raggiungere la felicità cercandola negli altri, sarebbe come pretendere di prendere al laccio una nuvola. Non otterremmo assolutamente nulla, perché continuando a spostare l'oggetto di qualcosa che è totalmente soggettivo, che deve essere un dono dell'anima, ma è anche una continua ricerca, nel cercarlo altrove, nel cercarlo fuori di noi, non faremo altro che procrastinare il momento della gioia e di legarci a scuse esterne. Non sono felice perché non ho successo, non sono felice perché non ho il lavoro giusto, non sono felice perché non ho l'amore giusto, non sono felice perché non sono abbastanza ricco, non ho l'automobile dell'ultimo modello, non ho il vestito alla moda. Ebbene, questi sono solo pretesti per rimanere nella nostra comfort zone, per non metterci in cammino e iniziare un viaggio di ricerca all'interno di noi. E questo lo dicono tutti i grandi saggi del pensiero. Come trovare la felicità dentro di noi? Dicevamo, è una ricerca continua, annaffiare la nostra pianta, nutrendola giorno dopo giorno, come se fosse proprio una rosa di cui prenderci cura. Avremo a questo punto nutrito qualcosa che in noi crescerà come una fiamma che però non deve essere come una vampata di fuoco che incendia tutto, deve essere una fiammella costante, una fiammella che nessuno ci può spegnere. Quali sono infatti i nemici della felicità? I nemici della felicità sono la falsa felicità, sono quelle grandi gioie che durano un attimo, ma sono poi dei fuochi fatui. Poi ci sono l'apatia
il contrario, questa depressione che ci prende e non abbiamo voglia di agire e ci lasciamo deprimere da tutto ciò che ci circonda. E ci sono dei parassiti, proprio l'apatia, la non voglia, lo stare fermi nella comfort zone, l'essere negativi, guardare sempre tutto con una lente di negatività. Allora la felicità deve essere cercata nonostante le cause esterne. Se noi ci troviamo in una situazione di difficoltà, dobbiamo pensare che è qualcosa che ci sfida, che è una leva per migliorare noi stessi. A partire dalla difficoltà, quindi a partire dall'essere felici nonostante le circostanze esterne, piano piano dovremo nutrire questa fiammella costante della felicità e le cose inizieranno a cambiare. Questo è molto importante perché Yogananda, molto prima di tanti altri, non si parlava ancora della legge dell'attrazione, ma in sostanza parla proprio di questo. Ringraziare, gratitudine, positività, questo farà in modo che la nostra fiammella attirerà una serie di vibrazioni positive per cui le cose attorno a noi cambieranno. Quindi non significa accettazione passiva di ciò che ci arriva, ma accettazione, ringraziamento, gioia, gratitudine e a quel punto bisognerà cercare di combattere per ottenere i nostri sogni, raggiungere i nostri sogni con un piccolo appunto, sapendo che tutto ciò che ci circonda è il sogno di Dio, il sogno di un principio unico. Il dolore che proviamo non è altro che un sogno perché viviamo nel velo di Maya. Io spero con queste poche parole di avervi passato quelle che sono delle perle di saggezza. Vi consiglio assolutamente come essere felici di Pranahamsa Yogananda. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata dello Yoga dei Libri. Un bacio a tutti da Silvia Alonso. Grazie a te Silvia, prestissimo, grazie anche per aver avuto, perché è tua l'idea di questa bella nuova rubrica, lo Yoga dei Libri, quindi ti diamo appuntamento alla prossima rubrica. Adesso cambiamo argomento.